Io sono direttore dello IED, che a Cagliari è parte di una struttura internazionale di un gruppo nel campo del design, della moda, della comunicazione, delle arti visive, e si propone con corsi di formazione di alto livello, post-diploma e post-laurea. Oggi a Cagliari abbiamo presentato il Master in Marketing e Comunicazione, un corso destinato a giovani che vogliono operare sia in gruppo sia all'interno di organizzazioni pubbliche e private nelle funzioni tipiche della relazioni esterne, nella creazione e nella gestione di prodotti, nell'innovazione tecnologica. Un primo master nel quale sono coinvolte ben 15 aziende ed enti che hanno fornito le borse di studio e che hanno consentito quindi di avere 21 partecipanti capaci, meritevoli e in grado di affrontare questa esperienza che li terrà occupati per 6 mesi. Perché avete ideato questo corso? Perché la realtà va più veloce dei programmi ministeriali, quindi molto spesso la domanda di persone qualificate che proviene dal mondo del lavoro non può materialmente essere soddisfatta diciamo, dalle cattedrali della conoscenza. Come sono le università. L'università insegna molto, insegna cose fondamentali, ma si concentra più sul sapere che sul saper fare e soprattutto sul saper essere. Noi, senza pretesa di accademicità, interveniamo con docenti che sono sostanzialmente dei professionisti e quindi da senior a junior, trasferiscono il proprio saper fare, le proprie competenze a dei colleghi più giovani. Come avete trovato di sponsor per... Beh, siamo andati a raccontare che cosa volevamo fare, qual era l'obiettivo ultimo e quindi di individuare degli agenti del cambiamento. Sostenere un progetto che aiutasse anche nel piccolo a portare il cambiamento culturale che deriva dal fatto di vivere da comunicatori, da persone di marketing, con una sensibilità contemporanea, quindi non solo quella cultura libresca che chiunque si può fare, acquistando dei buoni testi, ma operando al fianco di chi ha un'esperienza e un sapere specifico e soprattutto che lo vuole trasferire. Nel concreto, alla fine, chi si è iscritto a questo corso, che cosa potrà fare? E questa è la domanda centrale. Il mio desiderio e l'impegno attorno al quale abbiamo costruito il corso è che ciascuno abbia al termine di questo corso, io la chiamo la cassetta degli attrezzi, cioè un set di strumenti culturali, tecnici, operativi che gli consentono di capire meglio il mondo che lo circonda e abbia la capacità, ecco, abbia la possibilità quando torna a casa, ogni giorno, dopo ogni giorno, ogni settimana di corso, poter dire so una cosa nuova, anche poter riflettere e dire so fare una cosa nuova e ho scoperto una cosa di me che non sapevo.